Ciao, sono Luigi Cocchetti, direttore generale della Pedretti Serramenti. Vi aspettiamo tutti numerosi nel nostro showroom di Andine Gaiano e di Curno. L'emozione di vedere la propria casa, il proprio paese, le vallate, le montagne dall'alto a distanza ravvicinata è quella proposta dai voli in elicottero, oggi sempre più macchina da turismo, oltre che da lavoro in zone difficili da raggiungere. Questo sabato sarà possibile sperimentare la proposta emozionante con Helifly, con partenza dalla base di Sacca di Esile. È nata dall'idea di rendere l'elicottero alla portata di tutti. Diciamo, noi ci lavoriamo tutti i giorni e ci capita spesso di decollare, andare a fare una missione sulla Bergamasca piuttosto che sulla zona della Valtellina o zona del Trentino, però è un qualcosa che noi facciamo come lavoro. E invece dall'idea di rendere questa emozione del volo in elicottero alla portata di ogni persona è nata l'esperienza di voli panoramici in elicottero. I voli panoramici di Helifly prevedono in generale tre diverse possibili destinazioni da raggiungere in pochi minuti. Un tour sull'Adamello, che è, diciamo, il nostro fiore all'occhiello, oppure un tour più breve ma molto intenso della Valle Camonica. Abbiamo anche un'esperienza di volo sul lago d'Iseo. L'idea del volo panoramico in elicottero sta diventando anche un oggetto regalo per ricorrenze speciali. È la migliore idea regalo che si possa avere, diciamo, nel 2020. Fare questa esperienza in coppia, molti la regalano come anniversario o come regalo diverso, un volo in elicottero. In più, lo staff di Helifly ha strutturato anche un momento di approfondimento legato al volo e alla tecnologia dell'elicottero. Abbiamo strutturato, oltre all'esperienza volo, anche una full immersion nel nostro eliporto, ovvero vi accogliamo, vi spieghiamo cos'è l'elicottero, da vicino andiamo a vedere come funziona un elicottero, come funziona la turbina, come sta in volo un elicottero. La ripresa dei voli panoramici sarà dunque questo sabato 5 settembre. L'iniziativa è destinata a ripetersi con altre sorprese legate alla bellezza e al gusto del territorio.